Ciao Roberto, Marco Zappalà per City Zone. Si apre in modo devastante questo 2024, come dicevo anche alla Risarda, c'è questo cambio di passo, c'è questa altalenanza di risultati che lascia a volte anche senza parole, perché venivamo da un 4-0 al Vigorito di Benevento, passiamo a un 3-0 qui a Crotone. Ci chiediamo cos'è che manca a questa squadra, cos'è mancato stasera, oltre secondo me anche quella cattiveria agonistica che avevamo intravisto a Benevento e che oggi è totalmente scomparsa. No, beh, purtroppo è da inizio campionato che abbiamo questa altalenanza di risultati, anche di prestazioni, che veramente facciamo fatica a darci una spiegazione. E stasera penso sicuramente a questa squadra manca qualcosa, perché se siamo undicesimi sicuramente manca qualcosa, però in questo momento parlare è anche difficile. E cerchiamo di stare uniti e pensare di iniziare un nuovo campionato e fare più punti possibili. Roberto, cambiano gli interpreti, ma la situazione poi fondamentalmente rimane quasi sempre la stessa a partite alterne. È il mister sicuramente che deve aiutare la squadra a capire quale possa essere la chiave di lettura giusta, ma ad oltranza forse adesso bisogna che anche voi aiutate il mister a capire qual è la soluzione giusta per cercare di trovare una quadra, visto che passano i mesi, ma fondamentalmente si è quasi al punto di partenza. No, beh, sicuramente il mister sta cercando di metterci nella migliore soluzione possibile. Dobbiamo essere noi giocatori, perché dopo abbiamo cambiato il mister, adesso non è che possiamo dare colpa sempre agli altri. È noi giocatori che dobbiamo fare un esame di coscienza e iniziare a dare molto di più tutti. Roberto, oggi mancavano i tifosi che avrebbero voluto sostenere voi in questa partita. Dopo una sconfitta così pesante, cosa vi sentite di dire? I tifosi che ritroverete tra l'altro sabato sera a Massimiliano. Beh, sicuramente ai tifosi dopo una prestazione così possiamo solo che chiedere scusa e speriamo che sabato siano sempre numerosi come al solito, che ci diano una mano e noi speriamo di dargli una soddisfazione.